Se ci soffermassimo ad una lettura superficiale della partita, si potrebbe dire che il Bari ormai soffra della sindrome da trasferta. Una vittoria, 5 pareggi e ben 7 sconfitte non potrebbero che confermarlo. Tuttavia ci sono molti altri aspetti da considerare nel giudicare la sconfitta per 3-1 subita dalla formazione di Ventura a Cagliari. Per restare nel vivo della gara partiamo dai gol della formazione di Allegri. Dopo il primo, segnato da Conti quasi a freddo, gli altri due sono stati infatti frutto di una sfortunata deviazione biancorossa. È accaduto in occasione del secondo gol, quello firmato da Nenè su punizione, e del terzo, quello di Cossu, più che altro un tiro cross e nemmeno così pericoloso. A questo aggiungiamoci l'incredibile concomitanza di assenti per infortuni e squalifiche. Barreto, Almiron, Parisi, Rivas, Ranocchia, Kutuzov, Donda, Camatà e Pisano. Va aggiunto anche, ad onor del vero, un po' di spregiudicatezza nello schierare Alvarez così avanzato in coppia con Meggiorini, ma la squalifica del folletto brasiliano e l'imponente numero di assenze per infortunio imponeva soluzioni molto ricercate. E dire che il Bari ci aveva provato a reagire quando sul 2-0 per il Cagliari Salvatore Masiello, in apertura di ripresa, ha accorciato le distanze, ma un minuto dopo abbiamo già visto com'è andato.